Giovedì incontro con Costa, di cui suppongo condividete l'allarme, no? Quale Anche quell'ultimo di ieri, il fatto dell'allarme su alcuni interessi palesemente criminali, anche sugli allarme? incendi e Beh, io così. penso, me lo potete dare atto, che sono stato uno dei primi di averlo detto, credo 1 anno e mezzo, 2 anni fa, di averlo anche documentato con mie affermazioni nette in comitati provinciali e nazionali dell'ordine e la sicurezza pubblica. Non mi sono mai sottratto, l'ho sempre detto, l'ho detto in via preventiva. Sono incendi assolutamente sospetti, sono incendi dolosi, ci sono interessi criminali sul ciclo dei rifiuti, sono interessi criminali che vogliono far sovvertire e sobbalzare i prezzi dello smaltimento dei rifiuti e voglio dire, l'abbiamo detto tante volte e quindi mi auguro che dal governo ci sia un interesse diverso rispetto a quello che abbiamo avuto finora. Sinora devo dire che non c'è stata l'adeguata attenzione su questo tema. Io giovedì ne parlerò a lungo col ministro Costa, nel quale sono convinto troverò non solo una comune sensibilità su questi temi, ma anche a noi interessa una capacità propositiva con emendamenti, norme che possono essere molto utili, soprattutto sul tema del conferimento dell'umido, ripeto, perché quello è il tema più delicato in questo momento insieme alla plastica, però la plastica ha altri tipi di problematiche, possono portare anche a incendi, possono portare a smaltimenti di altro tipo, la saturazione del mercato cinese, l'umido poi è quello che si vede, Sì. si sente, cioè l'umido, e poi soprattutto falsa e interrompe la virtuosità della raccolta differenziata. E in alcuni comuni del nostro paese già sta avvenendo questo, cioè non si fa più raccolta umido, si mette insieme umido e indifferenziato e questo fa saltare tutto, zombare napoletano.